Marta Güemes, ho la barca 591. Sto preparando per fare la mini transat dal 2017. Quest'anno mi sono allenato al centro di allenamento del Mediterraneo, che è la Grand Motte, e ho fatto tutte queste condizioni per poter essere a Transat 2017, e che sono le 1000 miglia in regate, anche le 1000 miglia da sola, la qualifica. E l'anno prossimo vado nell'Atlantico, a La Rochelle, così mi alieno nelle condizioni dell'Atlantico e finisco così la preparazione per la Transat. Io sono Anna Corbella, soy de aquí de Barcelona, soy navegante y también soy veterinaria. Hice una mini transat el año 2009 y me gustó tanto que decidí seguir con la vela oceánica y tuve la suerte de tener un patrocinador y poder hacer dos regatas de vuelta al mundo, la Barcelona World Race. Pues junto con más gente creamos una asociación que se llama Base Mini Barcelona. Y empezamos pues con mucho esfuerzo y muchos problemas, pero al final con mucha ilusión, que era lo importante, pues a tirar adelante el proyecto. Ahora mismo, ya este invierno, tenemos 11 barcos entrenando. Estamos en la Marina por Forum, pues una marina que nos da todo el soporte y toda la ayuda que necesitamos para preparar un proyecto como puede ser la Mini Transat. Y junto con el Ayuntamiento de Barcelona, que pues también ha visto que esto era un buen proyecto y que tenía que darle soporte, pues nos ha dado una pequeña subvención, una ayuda este año, con lo cual, gracias al Ayuntamiento, pues también podemos tirar adelante el proyecto, podemos tener entrenadores y podemos tener todo lo necesario para poder prepararnos, ¿no? Es la Mini Barcelona, es la última del calendario de 2016. Es muy importante porque con esta regata se cierran todas las millas y a partir de aquí la gente se va a inscribir a la Mini Transat, y es muy importante tener muchas millas, con lo que supongo que para todos es muy importante, sobre todo, acabar esta regata y sumar estas 300 millas a nuestro currículum, que es lo más importante para conseguir una plaza en la Mini Transat el año que viene. Bonjour, Valentin Massu, skipper du Mini 917, Challenge Espoir Mini Transat. Ce Mini a la particularité d'être une filière course au large Espoir, donc ouverte aux moins de 25 ans, qui permet sur sélection de bénéficier d'un bateau pendant deux saisons et de courir une Mini Transat dans sa totalité. Du coup, un beau projet qui est financé et accompagné par de nombreuses parties prenantes sur La Rochelle et sur la région de la Charente, et ensuite donc financé, le skipper a plus qu'à essayer d'emmener le bateau au plus loin possible. Mi chiamo Stefano Patrignier, ho 60 anni e sono praticato della categoria mini da circa 21 anni. Non so se è un bene o un male, se è una fortuna o una sfortuna, ma tanto è. Ricordo i primi anni, e praticamente il rituale era che fino a un'ora dalla partenza i concorrenti erano con in mano delle seghe, dei trapani applicati in testa ad albero, a mettere a posto magagne, a fare migliorie e riparazioni. Adesso mancano 28 ore alla partenza e la banchina è completamente vuota, cioè voglio dire che tutte le barche sono già perfettamente pronte. Quindi vuol dire che c'è maggiore professionalità nella preparazione, ci si prepara anche i centri di allenamento, si ha spesso dei preparatori, quindi il livello è veramente molto cresciuto. Questo comunque non a discapito di quello che è il fascino della classe 1650, che è comunque la grande preparazione alle regate oceaniche, no? Perché la classe più piccola e più economica, con la quale, con un budget, diciamo, di un lato di media cilindrata, si può affrontare l'oceano. Per alcuni quello è già sogno realizzato con una vita, per qualcuno invece è la base di partenza per salti in classi, diciamo, ulteriori. Hola, mi chiamo Pilar Pasanau, sono di Barcelona e io hice la mini transat nel 2013. Con un barco de serie, el Peter Pan 519, y ya terminé.
que fue una regata muy complicada. Luego hice la Administransat en el 2015 con este barco, el Peter Pan 240, pero no la terminé. Tuve que abandonar a la altura de Galicia, de Vigo. Y este 2017, mi intención es hacer de nuevo la Administransat y terminar ya con este barco, con el Peter Pan, con este Peter Pan. Estoy entrenando ahora en Barcelona y mi intención es, si puedo, el año que viene, intentar ir a Francia a seguir entrenando para hacer una buena regata y como mínimo intentar acabarla pues bien. Sono Andrea Fendibene, gareggio per lo sport bellico della Marina Militare. Siamo qui a Barcellona su Pegaso ITA 883 che torna alle competizioni internazionali nell'ultima regata della stagione. Una regata molto impegnativa, in solitario, 300 miglia, partenza da Barcellona, giro di Minorca e ritorno. E qui sono tutti a caccia di un grandissimo risultato che è la qualifica per la Transat. La qualifica per la Transat che si ottiene con un po' di miglia, un po' di risultati a livello internazionale e poi l'iscrizione a dicembre al Salone Nautico. Quindi sono molto scaramantico, il mio obiettivo è centrare questo grandissimo risultato e poi insomma vedremo. È chiaro che il sogno è quello di tornare in oceano, tornarci con Marina Militare e fare sicuramente una bella figura e dare una grande prova di marineria, perché attraversare l'oceano su una barca di 6,5 metri, senza assistenza, senza cartografico, senza bagno, senza cucina, praticamente solo a vela su un guscio di noce, è una prova da veri marinai. Mi chiamo Annabelle Moreau, sono segretaria della classe mini da 16 anni adesso. Un progetto Transat è un progetto da 2 a 3 anni di preparazione, di qualificazione, perché ci vuole imparare la navigazione in generale, che non abbiamo elettroniche a bordo, che ci vuole fare come prima, e poi poco elettronico. Un poco. E poi a questo momento il livello è più importante in Atlantico perché ce ne sono più barche, perché la Mini Transat usce da Atlantico e la maggior parte dei centri sono lì. La Rochelle, Concarneau, l'Orient, ce ne sono un poco in Mediterraneo, in Barcellona lo stanno sviluppando, c'è in Genova, ma le regate sono più competitrici in Atlantico perché ce ne sono più barche e il percentaggio dei livelli è più importante. Andrea Fornaro, sono lo skipper di Sideral 918, un offset nuovo, e sono venuto qui a Barcellona perché principalmente mi servivano le miglia di qualificazione per riuscire a qualificarmi alla Mini Transat 2017. Questa regata in maniera particolare mi piace molto perché ha un percorso interessante, comunque 300 miglia in solitario iniziano a essere impegnative e la faccio volentieri. E questa edizione in particolare è stata bellissima perché c'è stato sempre un bel vento, abbiamo avuto giusto un paio d'ore di bonaccia, se no per il resto c'è sempre stato vento sostenuto e poi insomma ho vinto, quindi ancora di più sono felice e sono estremamente soddisfatto della barca perché non ci avevo mai navigato in regata e è stata una piacevole sorpresa sotto tanti aspetti, si è dimostrata veramente prestazionale e comoda. E quindi direi tutto positivo, un bilancio molto buono. E per quanto riguarda i prossimi programmi, la barca ora rimane qui a Barcellona, la base mini di Anna Corbeia, e mi allenerò durante l'inverno qui con gli altri skipper del posto e poi in base ai calendari farò un po' di programmazione, principalmente credo di navigare in Francia. Io personalmente pues he tenido problemas con el piloto automático, no me funcionaba, así que no he dormido prácticamente nada y
bueno, y eso pues me ha cansado muchísimo. Y he llegado aquí justito que pensaba ya estaba viendo alucinaciones y todo. Y nada, es una meteo también muy bonita y sobre todo la bajada de Menorca aquí, que hemos bajado súper rápido, con viento de levante y bueno, estos barcos son una pasada, ¿no?, para estas condiciones. Y ya está, ahora a entrenar para la siguiente, el año que viene. Appena toccato terra, si fa per dire, qui a Barcellona, è terminata la mini Barcellona, a caldo mi verrebbe da dire, sono partito un po' teso, come al solito, partenza andata anche abbastanza bene, non sono partito tra i primi, però insomma l'obiettivo era passare bene la buona e mettere il frullino. Durante la notte è arrivato un bel piattone che ha rimescolato parecchio le carte e lì è stata un po' la strategia, però... Alla fine poi è rientrata l'aria, quella che era prevista, un frullino fino al capo di Minorca. Alla fine è andata bene, sono salito, non ho fatto esperimenti perché poi non avendo informazioni meteo ho fatto un dritto per dritto. Siamo arrivati qui, l'aria è un po' calata, quindi insomma ora andiamo abbastanza bene con poca aria. Con vento c'è da allenarsi, non siamo ancora al meglio. E sono riuscito a passare davanti al croato, al ceco di 3-4 secondi. Quindi è stata sicuramente una bellissima esperienza, una regata nel buco di notte non si è mai fermata, avendo sempre sopra i 13-14 nodi, punte a 22-24.